Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, siamo su Modab di appunto Farming Simulator. Visto che in passato ragazzi mi è stato chiesto cosa ne pensavo delle mod, pensavo perché non andare a vedere un pochino insieme le mod che sono uscite nel corso del tempo. Ultimamente su praticamente mia pagina è uscita la mod gratuita per PC e console. La mod praticamente delle balle, questa qua in molti penso già la possano conoscere, era anche presente sul 19. Se volete fatemi sapere che magari andiamo ad implementare in qualche creazione con le aziende, magari creiamo una zona per questo DLC. Allora, sono anche usciti due Semefortis. Uno è questo qui di Gaming FLO, è un Semefortis, quotato praticamente 3 stelle e mezzo, è uscito credo da poco tempo, non so esattamente quando, però è per PC e console. Poi andando a vedere un pochino altre mod che sono presenti sul Modab, vabbè, qua ci sono vari aggiornamenti, la Mascar che spero hanno aggiornato il fatto che si muove tutto per i fatti sua. Uscita qui anche una bella Keverland, una piantatrice credo, molto carina e bella. Poi è quasi uscito nel corso del tempo. Io non guardo il Modab da un po' di tempo, comunque sia. Possiamo vedere l'aggiornamento della Pumps. Class, trebbia della class, niente male, carino. Bella. Molto bella, bella. Poi, che vabbè, questo qui lasciamo perdere. Ecco, questo qui, ragazzi, è sempre di Creative Mesh. Che posso dire? La roba dei Vigili del Fuoco. Sinceramente. Sinceramente ragazzi, poco da dire in questo caso, non ha a che vedere con Farming Simulator. Il tempo che hanno speso per fare questa mod potevano usarla per fare qualcosa di molto più bello, magari una season più realistica, magari tante cose migliori, insomma. Vabbè, comunque. Qua ci sta poi un'altra class, la Lexion 410 o 480 dell'autore Ed 123. Non so se si dice così, ragazzi. Comunque è una vecchia class, non so bene dove si possa usare, però penso che comunque in qualche zona d'Italia questa Lexion 410, 420 potrebbe essere presente, penso. Poi niente, pagina 3 cosa ci sta di interessante, ovviamente altre capanni, questa sia, credo che sia una mappa questa, piccolina, non la guardo neanche sinceramente, non è del mio stile. E qua c'è l'altro appunto, come dicevo appunto prima, Semefortis, questo qui è quotato mezza stella in più, 4 stelle. E mi sembra di capire che questo qui, a differenza dell'altro, ha la possibilità dei colori. Poter scegliere i colori. Dopo magari lo vedremo in game, vedremo un po' com'è. Poi niente, cosa è uscito? Vabbè, un lizard, praticamente un Iveco. Fatto lizard, dei capanni. Questo è carino, un capanno, bello. Ci sta, mi piace. È carino. Quasi me lo scarico per il prossimo video, ragazzi. Ok, e poi c'è un altro capanno. Questo è sempre. Ah, vi devo dire, dei capanni, si può fare qualcosa. Si può fare qualcosa. Qua ci sono altri capanni. Questi qua sono un po' più stile così, stile aperto. Ci può stare. Per qualche farm magari ci può stare. Allora, poi che cosa ci sta di nuovo? Ah, Pavelli, questo qui è un marchio italiano, almeno credo, dal nome Pavelli, non penso che sia finlandese. Poi è DD Mod Passions, che sappiamo essere appunto autori italiani, loro hanno fatto un sacco di mod bellissime. Lì Eurotunnel, il Vaschei, ragazzi, lui, cioè, questo
questo gruppo, questo modder fa delle belle mod utili, quindi tanto tanto di cappello. Niente, andiamo avanti. Che altro ci sta? Poi ci sono tante altre cose, ragazzi, piccolezze che insomma ci possono stare. Ah, questa qui, bellissima mod, la veicolo year. Non so se supporta adeguatamente le mod. Questa mod avrebbe uno scopo, se così vogliamo, di roleplay solo per PC e Mac, quindi solo PC, non per le console. Praticamente, come appunto il nome cerca di farvi capire, è una mod che serve per diciamo andare in anno, quindi non so ora dal questo 15 di che anno è. L'immagine non riesco a vedere, non lo vedo, non lo vedo. Comunque vi dà esempio dal 1990, 91, 92, 93, 94 e così via. Quindi basta dire con gli anni. Ora, ancora non l'ho provata, ma so che è bella. Cioè, l'idea è bella. Mette qua altri capanni, Better Contract, lo scaricamento manuale. Questa qua che io uso, ragazzi, la Fov Control, questa è molto utile perché all'interno della cabina mi posso regolare la visuale come voglio io ed è molto bella e ve la consiglio. Questa mappa Delusion già un nome, una garanzia. Che altro ci sta di interessante? Ok, ragazzi, dunque, mi riallaccio un secondo al discorso di poc'anzi. Questa qui credo che si allaccia all'altra mod. Veicolo Years. Sì. Possiamo dire da dove partire. Esempio, potremmo fare anni 60, appunto, noi che abbiamo tanti fiettini. Sarebbe bello, cavolo. Sarebbe bello. E qua, Manual System, ragazzi, che è uscito già da un po' di tempo. Ho avuto, credo, qualche aggiornamento. Io aspetto che mappe che diciamo uso io, quindi Land, al momento sono Land, sì, vengono aggiornate con appunto la Manual System e in teoria anche la mappa Italia. Poi magari vediamo se sull'Italia posso fare una miniserie, magari qualche spezzone, magari quando avrò qualche domanda da poter rispondere, poter fare anche un video in cui parlo delle domande che mi fate, ecco. Ok ragazzi, eccoci qui nello shop del gioco. Iniziamo con il primo Summer Fortis, cioè quello che ha, credo, le varianti di colore. Aspetta, qual è quello che ha le varianti di colore? Ok, mi sa che è il primo che ha le varianti di colore, ragazzi. Ok. Dunque, iniziamo dal primo. Questo qui è swappato, quindi mi auguro che abbia un sound diverso. Comunque, ora andiamo a vedere. Siamo col primo che è da 160 a 210. Market Telecom. Allora, Trelleborg, Michelin, Continental e Mitas standard, come sempre. Poi abbiamo pesi ruota, larghi, larghi contropesi, stretti e standard. Design sarebbe il parafango anteriore. Quel caricatore frontale sì e no. Ok, questo qua appunto ha il colore che può cambiare, lo potete fare del colore che più vi piace, volendo, pure class, ok, con i cerchioni, stessa cosa. Ora, vediamo un po' se ha delle differenze nel sound uno e l'altro, questo qui è swappato. Cosa cambia? 10 SE, HSE. Allora, facciamo così. Per distinguerli, mettiamo che il primo S è bianco. E qua ho aperto una partita nuova. Allora, questo qui è quello standard del gioco. Io ho le marce inserite, però praticamente sì. Niente, il sound mi sembra super standard. Non vedo grosse particolarità, sound standard, però un bel sound, almeno questo qui è quello standard. Ora vediamo questi qui.
Il sound già sembra diverso. Vediamo in marcia come va. Perché va a 88 km/h sto trattore? Ora laggo un po' perché adesso ho aperto una nuova partita, ma non fa niente. Il fatto che vada a 88 mi fa un po' paura. Ah, però no, non va a 88. Ok, va a un massimo di 30. Ok, vabbè. È spento perché giustamente ho il cambio di default in manuale. Presumo che anche gli altri stessa cosa, non cambia niente. Sì, non cambia proprio niente. Ok ragazzi, andiamo a vedere praticamente tutto quello che c'è da vedere. Qui abbiamo quello standard che ha tutto quanto, ha il 100% di danni, usura. Vediamo appunto che la vernice è scrostrata sul cofano, lungo tutto il cofano. Vediamo appunto, lo sporco va praticamente ovunque, le ruote, passaruote, ovunque. Possiamo ben vedere. Chiaramente questa moto non ha interni, nel senso non ha nulla che si apre. È abbastanza standard. Che credo non abbia nulla che si apra. Ho fatto un breve controllo. Non ha nulla che si apre. Quindi questo è così. Poi solamente sporco, come potete ben vedere, che è identico a quell'altro. E qua solamente usura, che appunto, come ho già detto, come sull'altro, ci sono appunto i segni.